vini, spirits e aceti. La nostra generazione, negli anni in cui ci troviamo a vivere, la dimensione sia una delle sfide più importanti per il nostro paese, in realtà, non solo per il nostro settore. Basta guardare due esempi in un settore che a noi è lontano, come il fashion. Io come romana amo citare Fendi e Bulgari, due marchi romani che da quando sono entrati in una multinazionale, a parte essere cresciuti, ma sono diventati più romani di prima, hanno saputo valorizzare la loro storia, la loro tradizione meglio di quanto sapesse fare la famiglia. Questo per dire non che uno per forza debba vendere o debba cedere l'azienda, ma imparare dagli altri, dai più grandi, attrarre manager con esperienza diversa, secondo me è una sfida importante se vogliamo ormai direi sopravvivere, non solo vivere su questo mercato globale che sta diventando sempre più difficile e sempre più caro da approcciare. Il valore del mondo aceto è variegato. In primis il valore sta nelle imprese, perché in Italia abbiamo credo almeno una settantina di imprese familiari e non che producono aceto, aceto di vino, aceto di mele, aceto balsamico di Modena e altri tipi di aceti e condimenti. Per farvi un esempio, in Francia sono rimaste tre le imprese, una di una multinazionale, una cooperativa e un'impresa familiare. Quindi la diffusione dell'imprenditorialità all'interno del panorama italiano crea sicuramente valore. La federazione è molto attenta e sta collaborando con le competenti autorità italiane per verificare se vi siano delle frodi o delle mistificazioni di prodotti importati dall'estero, da paesi che notoriamente non producono vino ma che importano aceto di vino in Italia in quantità sempre maggiori e a un prezzo molto molto basso. Questo prezzo molto basso fa sospettare che tutto non sia regolare. Il vino italiano ha tutti i numeri e tutte le valenze per poter essere un giocatore di primissimo livello, lo è già, ma un giocatore anche nel campo del valore del prodotto. Non sempre il valore del prodotto è all'altezza. Ci sono tre leve su cui poter fare e acquisire valore aggiunto e valore in assoluto per il vino italiano. Uno, la dimensione. La dimensione d'impresa purtroppo spesso non è a livello per poter avere le professionalità giuste e questo è il secondo punto. Professionalità che non vuol dire professionalità tecnica, quella c'è, facciamo dei vini straordinari, anche la professionalità per fare impresa in maniera redditizia e in maniera coerente con quello che dobbiamo fare. Il terzo punto è la filiera, dobbiamo fare un lavoro di filiera che veramente aiuti attraverso l'acquisizione di valore e la ripartizione equa di valori tra le varie componenti di filiera ad andare avanti in maniera armonica. Vini, spirits e aceti.